Buon salvone appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, Luculus Games su YouTube e su Twitch e oggi siamo al nostro terzo episodio con l'Athletic Bilbao, una stagione che è partita alla grandissima, una stagione realistica in cui noi ci dobbiamo occupare di alcuni aspetti, mentre il direttore sportivo dovrebbe completare una squadra di mercato che è ancora veramente molto scarsa per quanto riguarda la Liga Spagnola, vedete mancano un sacco di membri, abbiamo un match analyst soltanto, non c'è neanche un gestore dei prestiti, insomma il DS non sta lavorando benissimo. Mi servono gli osservatori perché dovrà chiaramente la squadra di mercato trovare nuovi profili per il Bilbao perché io non posso comprare nulla, e però io ho completato la squadra dei preparatori, insomma abbiamo davvero il non plus ultra della Liga Spagnola per quanto riguarda i preparatori. C'è un piccolo problema, la dirigenza è perplessa dalla mancanza di sostegno nei nostri confronti e in effetti se noi andiamo a vedere in dinamiche abbiamo un ottimo affiatamento, abbiamo una ottima atmosfera perché arrivano un sacco di vittorie, sono arrivate finora un sacco di vittorie, mentre chiaramente il nostro patentino molto scarso è per quanto riguarda appunto il patentino vero e proprio e per quanto riguarda la nostra mancanza di una ex carriera da calciatori ci sta chiaramente creando qualche problema con i giocatori. Infatti se andiamo in qualità abbiamo delle qualità veramente vergognose. Ciò vuol dire che siamo stati molto fortunati a partire bene con 4 vittorie perché probabilmente alla prima difficoltà lo spogliatoio potrebbe ritorcersi contro di noi. È importante sfruttare la felicità dei vari giocatori, attualmente sono tutti estremamente felici o comunque hanno un ottimo umore, almeno al momento. Se però andiamo su gerarchia possiamo vedere qual è il vero problema. Cliccando sul mister qui in alto vediamo che nessun giocatore ci appoggia e 19 ci osteggiano e solo 6 sono lì che insomma non hanno ancora un'opinione su di noi. Oggi affronteremo almeno 3 scontri, Leganés, Spagnol e Valencia, e sarà una difficoltà che andrà crescendo perché con Leganés non dovrebbero esserci difficoltà, è quasi il fanalino di coda di questa Liga, in 4 partite ha fatto appena 3 punti, dopodiché l'Espagnol invece è a metà classifica, qui almeno un pareggio dovremmo riuscire a strapparlo, io spero anche in una vittoria, mentre col Valencia saranno veramente lacrime amare perché è sesta in classifica ed è una squadra di un livello decisamente superiore rispetto alle altre due. E il Leganés si comporta come una classica squadra provinciale, non hanno grande qualità a centrocampo, hanno un solo palleggiatore che tra l'altro è un regista arretrato, quindi vuol dire che anche il centrocampo è molto remissivo, difatti hanno un centrocampista difensivo che va a schermare la difesa e hanno persino un incontrista che va a rubare i palloni per poi girarli un'altra volta al regista. Regista che tenderà di buttare la palla sulle fasce, dove ci sono due ali che andranno fino in fondo, butteranno la palla al centro, dove non c'è un attaccante di qualità ma c'è un fulcro di gioco che sfrutterà il suo fisico per tentare di crearci qualche problema. È un classico fulcro di gioco Carrillo, ha probabilmente un buon colpo di testa, il range è 13-20 e ha anche un elevato fisico, è alto 1,91 e pesa 89 kg. Questa squadra sfrutterà soprattutto la parte di centro-sinistra per attaccarci, dove ci sta l'unico palleggiatore, quindi noi a inizio partita, nelle istruzioni sull'avversario, andremo a mettere un pressing e un contrasto aggressivo su Rubén Pérez, in maniera tale che non possa in qualche modo impensierirci con i suoi lanci, e riusciamo a capire che attaccano più sulla sinistra rispetto a destra perché il terzino di destra, come potete notare, è un po' più basso rispetto al difensore centrale, cosa che invece non accade nella parte sinistra dove Rodriguez è sulla stessa linea del difensore sinistro centrale. Ma è una cosa che possiamo notare anche valutando il rapporto dell'analista perché il numero 3 è molto più basso del numero 24. Quindi come possiamo metterci contro questo 4-1-4-1? Beh, abbiamo tante possibilità, possiamo metterci con tanti moduli offensivi, l'importante è non avere un baricentro troppo avanzato, ad esempio il 4-2-3-1 avendo già 4 uomini lì davanti, il trequartista, 2 attaccanti esterni e un centravanti non andrebbe bene perché chiaramente potremmo essere a nostra volta imbucati con una palla lunga, però potrebbe andare bene sia un 4-4-2 sia un 4-3, magari l'Emery o quello di Zeman che non sfruttiamo da tanto tanto tempo, prima però chiaramente dobbiamo vedere chi si è allenato meglio per poter decidere come schierarci, andiamo su allenamento individuale. Attenzione, dobbiamo mettere quelli che hanno un voto superiore al 780, abbiamo già 2 punte, un laterale destro e un altro laterale destro, sarà davvero difficile trovare il modo di far giocare tutti e 4, potremmo mettere Inaki Williams alla sinistra, Larra alla destra e mettere appunto le punte Villalibre e Codro, ma potremmo anche inventarci un nuovo modulo, anche perché stiamo finendo col giocare sempre col 4-4-2 e io voglio un po' sperimentare, vediamo cosa riesco a inventarmi. Spero questa volta di non aver fatto il passo più lungo della gamba perché sto azzardando un 3-4-3 che non ho mai fatto, che
chiaramente ho creato sul momento, ma è questo anche il bello di questa challenge, perché riuscire a mettere in campo sempre i migliori non è chiaramente facilissimo, proprio perché in questo caso abbiamo 4 giocatori che o mettiamo in questo modo o non riusciamo proprio a mettere in campo. Vediamo come si comporteranno i nostri migliori 11 giocatori. Stiamo gestendo molto bene il pallone. Quello che mi piace di questo abbozzo di 3-4-3 è che manteniamo molto il possesso del pallone, quindi potremmo avere qualche gioco facile. Grande Codro, colpo di testa, subito in vantaggio in Bilbao. Beh, chiaramente non è questa la piazza più importante per provare questo 3-4-3, però insomma era l'unico modo che avevamo per mettere in campo quei giocatori, lo abbiamo detto. Mi fa anche piacere insomma che stanno rispondendo nel migliore dei modi con questo bel colpo di testa di Codro. Codro e Villalibre sono due giocatori che possono giocare un po' dappertutto, ma che non eccellono obiettivamente in nulla. Recupera il pallone Muniain su un errore da parte della difesa, e ancora Muniain a buttare ancora in avanti per Ibai Gomez. Metti un cross che sei bravissimo, Larra per poco non riusciva a imbeccare il 2-0 per il Bilbao. C'è un calcio d'angolo per il Bilbao, viene battuto però malissimo, quindi la palla finisce ancora Dani Garcia che allarga Ibai, lo invita a mettere un nuovo cross, e ancora Codro, il bosniaco con seconda nazionalità basca, riesce a raddoppiare, seconda rete della stagione. Ma Ibai Gomez è davvero un fenomeno a mettere i cross, l'abbiamo visto l'altra volta, c'ha 17 nella, come abilità nel mettere i cross alti, ma era anche veramente da solo Codro. Questo è un po' un problema secondo me del secondo palo, che deve essere risolto nel prossimo FM, perché vedo spesso gol proprio sul secondo palo con una difesa che non riesce a capire come posizionarsi meglio, e avendo 3 giocatori lì davanti secondo me aiuta a mettere in difficoltà la difesa. Calcio d'angolo per l'avversario con Carrillo che prova a metterci in difficoltà, il fulcro di gioco delle Leganés però non riesce a trovare il gol. Ancora Villalibre fermato, probabilmente fuori area, questo non sarà sicuramente rigore, ci sarà sicuramente un calcio di punizione. Leganés che viene colpito nel momento peggiore, perché stanno giocando al momento in inferiorità numerica, visto che un ragazzo si è fatto male e si sta medicando fuori. Il VAR, vediamo cosa deciderà. Ci sarà una ammonizione per Brian e ci sarà un calcio di punizione che non ci viene fatto vedere. Rimessa dall'area per il Bilbao con Muniain, che non ha avuto troppe difficoltà in quella posizione, nonostante appunto non avesse le caratteristiche per giocare come regista arretrato in difesa. Codro stavolta perde palla, rischia quasi di far ripartire Leganés, ma evidentemente manca tanta qualità, il baricentro delle Leganés è davvero molto basso e non riescono mai a impensierirci. Dani Garcia allarga ancora per Ibai Gomez, stavolta sul lato opposto. Ibai Gomez che ha il piede fatato, la mette in avanti per Inaki Williams, che fa gol pure Inaki Williams, e sono 7 reti stagionali per Inaki Williams in 5 partite, ma l'ho detto, Ibai Gomez è davvero un fenomeno nel pennellare questi cross. Rivediamo l'azione con il sinistro fatato, credo, no, il destro fatato di Ibai Gomez, poi caspiterina Inaki Williams di testa. Ancora un calcio di punizione con Ibai Gomez, palla in avanti, nulla di fatto. Carrillo adesso potrebbe far ripartire Leganés, usa il fisico per gestire il pallone il Leganés. Ancora Perez, il regista della squadra avversaria, la passa ancora a Carrillo che stavolta si inventa un assist incredibile per Rodriguez, e Leganés almeno fa capire che oggi ha timbrato almeno il cartellino, hanno fatto il gol della bandiera, si spera che non si sveglino definitivamente. Carrillo addirittura sa fare anche cross, abbiamo visto, questo è il fulcro di gioco appunto del Leganés. È anche vero che Rodriguez stava da solo, come al solito il gol sul palo opposto quest'anno veramente è incredibilmente difficile da contrastare. Finisce qui Bilbao 3, Lega Nessuno, non c'è stata minimamente storia in questa partita, dominata da un Codro in versione veramente fenomenale. Anche il nostro prossimo avversario è messo male in classifica, l'Espagnol è appunto in 16ª posizione, sfrutteranno un 4-4-2 con un baricentro davvero molto molto basso, ed è qui spiegato il perché vogliono sfruttare lo stile del contropiede. Però non sfrutteranno le fasce, visto e considerato che qua ci sta un'ala invertita che va a tagliare verso il centro, e qui c'è un regista largo che non andrà fino in fondo, ma lancerà piuttosto i suoi compagni. Potrebbe lanciare o la palla sul lato opposto proprio per favorire l'inserimento dell'ala invertita, o potrebbe buttare la palla in avanti verticalmente per il centravanti che attaccherà i nostri difensori sul filo del fuorigioco. È una squadra che sfrutta soprattutto la parte di destra del campo, come possiamo notare anche dal rapporto dell'analista. Noi dobbiamo cercare di bloccare l'ala invertita per le percussioni che andrà a fare, ma soprattutto il regista largo con un pressing, contrasti, ma soprattutto cerchiamo di bloccare il suo piede migliore, perché il signor Matias Vargas ha come unico piede preferito il destro. Come possiamo quindi affrontare questo Espanyol? Abbiamo 3 possibilità. O proviamo a metterci a centrocampo, visto e considerato che loro non ci sono in questa zona di campo, e quindi possiamo sfruttare il 4-2-3-1 di Klopp,
oppure possiamo sempre sfruttare la parte centrale del campo sfruttando il Sarri, quindi con il 4-3-1-2, oppure potremmo giocare al loro stesso gioco e metterci con il solito 4-4-2 e sfruttare quindi le ripartenze. Andiamo a vedere chi si è allenato meglio questa settimana, dove purtroppo siamo orfani di Naki Williams, che si è fatto male e purtroppo salterà molto probabilmente anche il Valencia. Premieremo Unai Núñez, Codro, Unai Simons e Larrazabal. Villalibre non so se buttarlo direttamente in campo perché comunque non ha superato il test atletico, potrebbe essere un po' rischioso. Magari possiamo partire sì con il 4-4-2, però magari in corso d'opera durante la partita potremmo togliere Villalibre e magari metterci con il Sarri e sfruttare magari Muniain come inserimento, perché non si è allenato benissimo, appena un 7-0-5, però è comunque un giocatore di gran qualità e potrebbe quindi sostituire un Villalibre un po' troppo stanco. Ho optato alla fine proprio per il 4-4-2, sfruttiamo Muniain sulla sinistra e Begomez, purtroppo anche lui non ha superato il test atletico, quindi dovremo farne a meno. In avanti Codro, Villalibre, però saremo pronti insomma a cambiare la forma di questa partita nel caso in cui l'avversario ci metterà in difficoltà. Purtroppo si è fatta male la nostra ala destra, quindi Larrazabal purtroppo dovrà uscire. A questo punto potremmo mettere Unai Lopez, anche se non ha gamba per poter correre sulla fascia. Quindi io cambierei proprio il modulo e sfrutterei un'altra soluzione. Unai Lopez sa difendere? No, perché ha 5 in marcatura, quindi dobbiamo metterci qualcun altro in questa posizione. Muniain magari lo mettiamo mezzala, perché può stare sulla mediana a differenza di Unai Lopez, e ci mettiamo quindi con il Sarri. 4-3-1-2. C'è la punizione per l'Espagnol con Vargas che la mette al centro, ha ottenuto per il gol subbaggato. Ancora Villalibre che può spingere per la nostra squadra. Dani Garcia però non è un centrocampista offensivo, va al tiro e non è un granché. Sempre l'Espagnol con Pedrosa, poi Darder che la gira indietro per Bernardo, ancora Victor, c'è grande spazio per la squadra avversaria di attaccare, ma noi riusciamo a ripartire in contropiede con Villalibre che non è in gran condizione, perde un tempo di gioco e la deve poi girare a un Núñez che la mette a centro per Codro di testa. Avevo pensato, avevo sperato in un colpo vincente, ma dobbiamo arrenderci su questo 0-0. È una partita difficile perché purtroppo abbiamo perso una persona importante a centrocampo, non riusciamo a trovare gli spiragli giusti, stiamo faticando veramente tanto tanto tanto. Attenzione a questo calcio d'angolo per il Bilbao con Raul Garcia che la mette ancora sul primo palo, viene però fermato il tentativo da parte del Bilbao, poi il tiro lontano da fuori area si spegne sul fondo. Adesso è l'Espagnol con un calcio d'angolo, palla sul secondo palo e Calleri riesce a portare in vantaggio l'Espagnol, sesta rete per il giocatore credo argentino. E siamo stati colpiti nel peggiore dei modi, su un calcio piazzato, ma soprattutto abbiamo dovuto cambiare forma a questa gara, vista l'infortunio dell'unica ala destra che avevamo, e ci è andata veramente male. Tutto quello che ci è andato bene nelle prime partite stavolta è andato male. Quella con il Valencia sarà una sfida davvero molto tosta, perché i giocatori di questa squadra sono davvero molto tecnici, è una squadra che sta puntando alla zona alta della classifica, ma soprattutto una squadra che nasconde il vero modo in cui si mette in campo, perché uno potrebbe dire 4-4-1-1 sicuramente non va di centro basso. No, se andiamo a vedere il rapporto di analista possiamo notare che ci sta una grande intensità nella tre quarti di campo. Perché? Perché sicuramente qui le due ali saranno strette verso il centro e si allargheranno molto i terzini, abbiamo un terzino fortificante destro e un esterno completo sulla sinistra, e quindi la squadra sicuramente in fase di possesso ha l'istruzione delle sovrapposizioni. In questo modo quando attaccano avranno 1, 2, 3, 4, 5 e ben 6 uomini. Come ci mettiamo quindi noi in campo? Beh, abbiamo due possibilità: o ci mettiamo con un 4-3 e un incontrista basso, in maniera tale che ci proteggiamo nella parte centrale del campo, perché qua abbiamo veramente tanti uomini che possono metterci in difficoltà, oppure potremmo sfruttare i lanci lunghi con il classico 4-4-2. Vediamo un po' chi si è allenato meglio durante questi ultimi giorni. Siamo ancora orfani di un terzino destro, perché ne abbiamo tutti e due rotti, siamo ancora orfani di Naki Williams e non abbiamo particolari difficoltà nella scelta degli uomini, possiamo mettere in campo quello che vogliamo, perché gli unici giocatori che si sono conquistati il posto in partita sono Villalibre, Unai Simons, Codro e Unai Núñez, che avrebbero giocato molto probabilmente lo stesso. Questo però ci impedisce di utilizzare il 4-3-3, perché abbiamo due attaccanti che sono allenati bene. Dovremo per forza metterci con il 4-4-2. Come vi avevo anticipato, ci mettiamo con il 4-4-2, siamo estremamente rimaneggiati, guardate quanti giocatori indisponibili, Unai Núñez ancora a destra, José Martínez stavolta ad impostare insieme a Martínez, quindi abbiamo due difensori centrali che sanno gestire il pallone con i piedi, questo potrebbe aiutarci, e poi lì davanti Codro, Villalibre con Muniain alla sinistra e speriamo in un Ibai Gomez con De Bay Cross anche quest'oggi.
Il primo tempo è stato completamente insulso, non si è vista un'azione in campo, posso solo farvi vedere le statistiche, apparentemente avrebbe tirato di più il Bilbao, il possesso invece chiaramente del Valencia perché hanno tanti giocatori a centrocampo. Iniziamo con il secondo tempo. Benà allarga benissimo per Unai Núñez ancora per Benà, ancora Dani Garcia, e l'unica azione che vediamo a schermo e la prima azione che vediamo a schermo anche Balenciaga però la butta sul fondo, niente di fatto. Questa passerà sicuramente alla storia come la peggiore partita che io abbia mai fatto su FM20. Ho visto una sola azione a schermo, poi il nulla cosmico. Abbiamo una percentuale di statistiche abbastanza equilibrate, perché sì, il possesso ovviamente del Valencia, perché hanno più giocatori nella parte centrale del campo, però abbiamo tirato un po' allo stesso modo, 10 tiri per il Valencia, 12 per il Bilbao, di cui 4 in porta per il Bilbao e 5 per il Valencia. 1-0-0 che non serve a nessuna delle due squadre. Vi faccio anche notare che il primo posto se l'è beccato il Barcellona, che l'ultima partita che ha vinto è stato contro l'Eibar 8-1. L'ultima sfida di questo episodio è contro il Granada, una squadra che sosta nella zona centrale della classifica. In campo si mettono con un 4-2-3-1 e sicuramente sfrutteranno il possesso, non sicuramente la palla lunga. Perché dico questo? Perché se andiamo a vedere il rapporto analista possiamo notare che c'è una fitta rete di passaggi sulla tre quarti, ma soprattutto c'è una grande intensità di manovra proprio nella zona centrale della tre quarti. Questo è spiegato ovviamente anche dai ruoli. La seconda punta si abbassa, il centrocampista offensivo si alza, c'è il centrocampista di quantità che va un po' a pestare i piedi al centrocampista offensivo andando anche lui nella zona centrale, e poi ci sono due attaccanti esterni che, come io ho sempre detto, vanno a tagliare verso il centro. Quindi dobbiamo sicuramente metterci in campo con una grande presenza a centrocampo, perché altrimenti potremmo subire il loro possesso. Come potremmo metterci? Con un 4-3-1-2, potremmo metterci volendo anche con il 4-2-3-1 rispondendo un po' a specchio, ricordiamo che noi siamo fuori casa quindi dobbiamo comunque temerli un minimo, di sicuro non possiamo metterci con il 4-4-2, però dipende anche da chi si è allenato meglio in campo questa volta. Allora, si sono allenati molto bene Naki Williams, che è tornato spero in gran condizione, poi abbiamo il solito portiere, Unai Núñez, Larrazabal, Villalibre e Codro, quindi dobbiamo sfruttare per forza due attaccanti. Allora, anzi tre, perché abbiamo anche Naki Williams e dobbiamo anche mettere Larrazabal, quindi proveremo un'altra volta il 3-4-3, speriamo che ci porti fortuna come nella prima partita di questo episodio. Confermato 3-4-3, Muniain lo spostiamo stavolta come centrocampista laterale, lo stiamo spostando un po' come il prezzemolo, un po' a destra, un po' a sinistra, un po' al centro, torna Williams con Codro, Villalibre, scendiamo in campo. Ed è Martinez a gestire questo primo pallone di questa gara con Muniain, laterale sinistro, prova a saltare l'uomo, gran dribbling di Muniain, poi il tiro addirittura, non era giro, era un dritto per dritto e quindi è andata fuori purtroppo. Ancora però il Bilbao che spinge con Benà su questo calcio di punizione, però stavolta nessuno sul palo opposto per mettere la palla in rete. Martinez indietro per Dani Garcia, poi Unai Núñez, ancora per Iñigo Martinez che preferisce gestire la palla con calma, quindi Unai Simons dovrà lanciare per la prossima offensiva del Bilbao. Iñigo Martinez in avanti, ancora per il liberissimo Muniain, talento del Bilbao, stavolta non riesce a dribblare, la mette sul cross in area di rigore, ma purtroppo Herrera capisce tutto, allora può ripartire il Granada con Makis che spinge, si accentra, va al tiro Makis, stavolta Unai Simons c'è. Larra per Codro, ancora Larra, ancora palla al centro e c'è il colpo di testa di Villalibre che ci porta in vantaggio. Bilbao 1, Granada 0 su un traversone preciso, però anche qui lo sviluppo arriva su una palla inattiva perché c'è stata una rimessa laterale e poi il colpo di testa perentorio di Villalibre in mezzo a due difensori del Granada. Codro gestisce il pallone ancora indietro per Muniain che viene a spingere sull'out, si accentra Muniain, va al tiro Muniain, stavolta ha provato il giro ma era impreciso. Io quasi quasi mi abbasserei in positiva perché comunque siamo in vantaggio, non vorrei rischiare troppo. Carlos Fernandez per Makis a gestire questo pallone, Makis, io adesso in realtà vorrei cambiare addirittura modulo perché non vorrei subire un contropiede del Granada perché vedo che comunque riescono a spingere e hanno troppa facilità a saltare la linea difensiva. Attenzione a Makis, alto sopra la traversa, se vedo che continuano ci mettiamo con una difesa a 4 perché sarebbe uno spreco buttare un vantaggio di questo tipo. Alex ancora per Herrera, quindi Alex ancora in area di rigore, il tiro del Granada, Folquier, laterale, basta, dobbiamo cambiare modulo. Ci mettiamo dunque con il Sarri, con il 4-3-1-2, mi preoccupano purtroppo i due ammoniti, Benà e Martinez, perché sono in due posizioni veramente molto delicate, però non mi resta altro da fare che provare a prendermi il centrocampo, perché la squadra avversaria si sta assolutamente proponendo troppo spesso.
C'è anche l'infortunio di Yerei, proprio a piovere sul bagnato, io non ho più difensori veri, mi tocca mettere un terzino nella parte centrale del campo, certamente non metterò lui però ad impostare, e metto invece Inigo Martinez. Calcio di punizione per Benacchi, tira direttamente in porta, non ci credo, ma da dove ha tirato? Da dove ha tirato? Mi ricordo un gol che, se non mi sbaglio, fece Del Piero ancora più lontano in una partita di Champions con una squadra forse dell'Europa dell'Est. Mamma mia che tiro, probabilmente anche il portiere ci ha messo del suo, ma ha tirato da casa sua Benà. Ancora una Nunez per Benà, Benà che perde purtroppo il pallone, lo recupera, lo gira Dani Garcia. Mamma Benà che grande giocatore. Una Nunez sull'out, non riesce a trovare lo spiraglio giusto, può ripartire la squadra avversaria. Io a questo punto tenterei di abbassarmi in positiva un'altra volta, perché se abbiamo il 2-0 non dobbiamo spingere troppo. Ancora la palla in avanti, prima che Williams, Unai Lopez, per poco non arrivava il terzo gol del Bilbao. Alex, rimessa laterale per Makis, che la gira male, quindi Muniain può far ripartire la squadra del Bilbao. Salta un giocatore Muniain, avanza Muniain, va al tiro Muniain, però sbaglia un'altra volta. Muniain va spesso al tiro, riesce facilmente a saltare l'uomo, però poi quando deve concludere, spesso e volentieri, o ci mette troppa potenza, o poca potenza, o è impreciso. Gil Diaz per Fulquier, ancora Vallejo, ancora Fulquier, si riparte ancora delle retrovie per il Granada che non riesce a trovare gli spiragli giusti, quindi Rui Silva ancora per Fulquier che può spingere sull'out di destra, prova ad avanzare, trova però un Muniain che lo impensierisce, ma non troppo, attenzione perché Muniain è già ammonito, speriamo che non prenda la seconda ammonizione, sennò potrebbe complicarsi una partita che sulla carta non è mai stata in dubbio. Rimessa tra per la squadra in vantaggio, il Bilbao, ancora con Leuke che spinge sull'auto di sinistra per Balenciaga, Benà ancora per Balenciaga, mamma quanto intelligente Benà, ancora Muniain da fuori area, il tiro, il gol stavolta di Muniain e sono 4! Rivediamo ancora un Benà intelligentissimo che ritorna la palla a Balenciaga che riesce poi a avere l'intelligenza tattica di mettere la palla indietro per Muniain, palla sul palo opposto e c'è il quarto gol del Bilbao. E finisce così la partita, 0-3 per il Bilbao con Villalibre, Benà e Muniain. Ovviamente mi ero sbagliato con il 4, ma forse vedevo un'altra partita. Comunque portiamo a casa un risultato importantissimo, non ci resta che aspettare e vedere cosa combineranno le altre squadre per capire in che posizione siamo all'ottava giornata di campionato. Non possiamo certo lamentarci di questa incredibile classifica, il Bilbao è in terza posizione, abbiamo anche sbagliato due partite in questo episodio perché con l'Espagnol siamo stati forse un po' sfortunati, col Valencia ci è andata alla grande quel pareggio, siamo sotto il Barcellona e il Real Madrid che hanno sicuramente un'altra qualità, sicuramente finiranno in fondo con lottare tra le due per chi porterà a casa questa Liga, noi però ci siamo, sicuramente siamo in lotta per finire in Champions League. Non mi resta altro da fare che salutarvi, buon proseguimento di giornata, al prossimo episodio del Bilbao.